avere la speranza. L'hanno detto molto bene tutti e tre i relatori, poi magari dirò qualcosa anche su quello che ha detto Raffaele Matarazzo, perché credo che nell'era della globalizzazione, che è anche globalizzazione dell'orrore e globalizzazione del terrore, ci sia un senso di precarietà che rischia di indurre alla rassegnazione, alla disperazione, o peggio ancora al cinismo, che poi si apre un eccesso di insensibilità apparentemente, ma in realtà è sempre un meccanismo di difesa. E il dovere, perché mi fa piacere che il professore Vespasiano l'abbia colto, perché il dovere rispetto al diritto, che in qualche modo attiene alla dimensione civile, civica, e che riguarda anche l'io, il dovere invece è apertura all'altro, attiene in qualche modo alla sfera etica e riguarda il senso di responsabilità nei confronti dell'altro. E io mi sento responsabile come madre, come docente, come persona tra le persone, mi sento responsabile di, come dire, verso chi potrebbe non trovare spiragli. In realtà noi dobbiamo sperare, perché la speranza è il sorriso del futuro, ma è anche l'abbraccio del presente. Cioè, nel senso che la speranza, io l'ho analizzata sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista laico, è comunque ciò che ci consente di capire che il mondo comunque cambia. E noi viviamo, direbbe Bertolt Brecht, in tempi bui, però non credo che siano più bui di quelli in cui sono vissuti i nostri nonni, i nostri genitori. È caduto il muro di Berlino, tante malattie sono state sconfitte, non si muore più per il vaiolo, comunque non ci si ritrova con il viso butterato dalle cicatrici dell'ascia. Abbiamo una capacità di confrontarci con il mondo, con le sue domande, sempre più raffinata. Naturalmente, questa è una grande lezione che ci viene anche dalla cultura classica, il senso del limite deve sempre accompagnarci, e il senso del limite che evita che la scienza diventi, come dire, qualcosa di terribile e non invece un aiuto per noi. Ed è anche il senso del limite che deve muovere la ricerca su se stessi e soprattutto su quelle che sono le potenzialità dell'essere umano. Io sinceramente sono preoccupata dall'antiumanismo che spesso, insomma, avverto. E questo antiumanismo a volte lo si giustifica continuamente con il rispetto della natura. Ma la natura e l'essere umano sono due realtà che esistono, che devono imparare a convivere, che devono perdonarsi a vicenda le reciproche crudeltà. Non è l'uomo crudele, la natura buona. La natura è capace di catastrofi, è capace di annientarci, è capace di originare un terremoto, uno tsunami, un'eruzione vulcanica, qualsiasi sua, come dire, voce che confligge con l'idea di una natura sempre e comunque idilliaca e in qualche modo respinge anche l'idea invece di un uomo che in maniera del tutto presuntuosa e arrogante sia spinto unicamente a violarla e a violentarla. La scienza nasce come lo sforzo dell'essere umano di fronteggiare le forze della natura. Naturalmente questa natura ha diritto al rispetto e quindi l'umanesimo, come dire, ecologico, che dovrebbe in qualche modo essere alla base delle nostre azioni, dicevo, questo umanesimo dovrebbe comunque restare come una delle
delle, diciamo, delle cifre della nostra esistenza. La speranza, dicevo, è analizzata sia da un punto di vista religioso che laico, e non c'è una risposta, io non credo di propendere per l'uno o per l'altro, anche se forse traspare una piccola, come dire, simpatia, perché non ho risposte, io sono continuamente alla ricerca, sono continuamente preda dei dubbi, sono come la torpedine marina a cui viene paragonata Socrate. Socrate interrogava, ma perché era il primo ad interrogarsi, non perché voleva semplicemente distruggere le certezze nei suoi diciamo, interlocutori. Quindi c'è questo continuo, sicuramente questo continuo riferimento alle domande. La domanda su Dio è la domanda fondamentale che in qualche modo non possiamo non porci, però dobbiamo farlo con rispetto, dobbiamo farla anche con rispetto di quello che è l'essere umano, altrimenti, voglio dire, finiamo per ritornare di nuovo a Jonas e al concetto di Dio dopo Auschwitz, quando appunto Jonas, parlando, insomma, rifacendosi la solita domanda che dopo Auschwitz, ma anche prima comunque ci si faceva, si deus est in te malum, insomma, risponde che tre sono gli attributi che di solito si è abituati a dare a Dio: l'onnipotenza, la bontà e la comprensibilità. Se c'è stato Auschwitz, com'è possibile che ci sia ancora una bontà divina? Com'è possibile che Dio abbia consentito che ci fosse Auschwitz? E forse non è tanto buono, oppure era buono ma non era tanto potente, non poteva evitare il male, o comunque sia, buono, onnipotente, resta comunque incomprensibile alla ragione umana. E dunque quello che si apre è il mistero. Io credo che nonostante le domande su questo, la posizione filosoficamente più corretta rimanga quella dell'agnosticismo, la sospensione del giudizio di fronte a qualcosa che con la ragione possiamo certamente intravedere, ma difficilmente dimostrare. Questo non significa che non possiamo credere. La fede è ciò che dà, come dire, forza alle nostre azioni. E quindi io lascio assolutamente aperta la questione, ricordando però un bellissimo dialogo tra Paolo Flores d'Arcais e Vito Mancuso proprio sul senso della fede. E in questo dialogo ciascuno dei due porta avanti le proprie posizioni, però poi Mancuso fa riferimento a una cattedra che è stata istituita da un arcivescovo, quindi un esponente del clero, Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, il quale nel 1987 propose la cattedra dei non credenti. Perché questo? Perché, ed è bellissima questa espressione, diceva Carlo Maria Martini, in ognuno di noi c'è un credente e c'è un non credente, e c'è un credente che interroga e inquieta il non credente, e c'è il non credente che interroga e inquieta il credente. Quindi nessuno è del tutto libero dall'angoscia, come diceva anche il professore, del pensare, che non è tuttavia qualcosa che dobbiamo vedere soltanto nel suo aspetto negativo, ma è ciò che ci fonda, ciò che fonda la dignità dell'essere umano. Infatti Carlo Maria Martini dice proprio questo, cioè la differenza non è tra credenti e non credenti, è tra pensanti e non pensanti. La nostra forza è il pensiero, è l'intelligenza, che ci aiuta anche magari a comprendere quanto potente possa essere la speranza semplicemente nel vivere quello che stiamo vivendo, con i suoi successi ma anche con i fallimenti. Personalmente, sarà perché ne ho avuti molti nella vita, ma non rinuncio a nessuno di quelli
problemi che ho avuto, io ritengo che noi dovremmo essere educati ed educare i nostri figli più al fallimento e allo scacco che non al successo.